Buongiorno da Formentera, Enrico Camelio e il dottor Vincenzo Grenadino che ha preso anche il patentino, ha fatto anche la rima. Diciamolo. Ordine nazionale dei giornalisti Calma. professionisti, ma giusto perché non ci piace Si siede sul flexare. colletto come Ecco, fa vedi? Cristiano Ronaldo. Ok. E qui Buongiorno a tutti. abbiamo Isam, Insan. noleggiamo il motorino e questo ragazzo ha giocato con il talento adesso che parlano tutti quanti, che Sarri ha mandato via, con Luca Romero. Buongiorno. Buongiorno. Luca Romero era veramente bravissimo, era un ragazzo che poteva fare perfettamente 8 gol in una sola partita. Aveva una capacità incredibile per il dribbling, per il regate, era meraviglioso, simplemente meraviglioso. Ecco, Isam ha giocato, come si chiama la squadra con la quale hai giocato assieme a Luca? Realmente era una squadra di football sala più o meno, Ah, era ok. il Racing Formentera. Il Racing Formentera, una squadra dove chiaramente ha militato anche lo stesso Luca Romero. Tu la conoscevi? E ci racconta, sì, vabbè, perché abbiamo parlato anche di Luca nel passato. Pensa, qualche tempo fa, 2 o 3 anni fa, era vicino al Napoli, poi non se ne è fatto nulla, la Lazio è stata bravissima. È successo quello che è successo. Bravissima a mandarlo via o a Esatto, è successo comprarlo? quello che è successo, nel senso che poi non ha trovato molto spazio, il Milan è stato molto rapido nell'approfittare. Ora, assieme ad Isam, che chiaramente ci ha già detto qualcosina, vorremmo sapere com'era il ragazzo Luca Romero, se era uno di quelli che facevano casino oppure se era uno di quelli tranquilli e poi chiaramente anche in campo sicuramente avrai avuto tante sfide, no? C'era anche suo fratello Toby, giusto? Sì. Dici. Il portiere era Toby, suo fratello, e lui era veramente bravissimo perché tutti e due sono dal 2004, sono gemelli, no? E sono tutti e due dal 18 novembre 2004. E giocavano con noi che eravamo un po' più grandi e anche così era perfettamente, 8 gol in una partita, in un giorno. Il suo fratello era anche un buon portiero, erano veramente bravissimi. E con la palla, davvero che sempre era vicino al suo piede. Senti, te lo saresti mai aspettato che lui diventava un calciatore professionista? Sospettai Io me lo aspettavo perfettamente. Sì, questo? sì, sì, sì. Era incredibile vederlo come giocava. Gli davi sempre la palla e sapevi che andava a fare meraviglie con la palla. Era veramente Però bravissimo. Vincenzo, tu che sostieni sempre Maurizio Sarri, non l'ha fatto giocare. Io da quello che so dai dirigenti della Lazio, qualcuno del campo, dice non l'hanno tenuto perché teneva troppo palla. È vero? Perché direi a lui, da piccolo teneva È sempre troppo vero palla. che sempre teneva troppo palla, ma ugualmente Faceva bene lo faceva stesso. bene lo stesso, Ma sì. in genere, poi non so in Spagna come funziona, in Italia quando i ragazzi, anche se sono così piccolini, arrivano le grandi squadre che vogliono subito farli firmare un contratto, che vogliono subito comprarli. Anche a Luca è successo, quando era piccolo arrivavano delle offerte, lui cosa diceva? Lui diceva che sì, che c'era qualche cosa, solamente che non era sicuro, perché lui aveva 10 anni quando mi diceva che possibilmente il Barça lo voleva, no? Ma noi eravamo un po'. Piccoli, no? Sì, eravamo un po' piccoli, non sapevamo se era davvero, se stava scherzando, Secondo ma me era vero. Secondo me sì, era vero. è vero. E finalmente è andato al Mallorca. Sono andati a Mallorca tutti insieme e è andato a giocare con il Mallorca. Senti, l'ultima domanda per me, cioè dove, tu da grande dove lo vedi? È contento al mio o secondo lui vorrà fare ancora un salto? Come, scusa? Vorrà ancora andare al Real Madrid, al Barcellona, vuole giocare in Spagna, è il suo Sì, sogno? lui può fare quello che vuole perché è veramente bravissimo e noi qui siamo fieri di aver giocato con lui e anche di vederlo come Magari gioca. finirà la carriera al Formentera, che ne dici? Qui il mare è bello, no? Cioè, Si mi stanno, piace si sta Formentera. bene. Loro, tutta la famiglia è innamorata di Formentera. Il suo fratello, lo stesso Anche padre noi. Diego, che salutiamo. Noi, vabbè, si è visto già, ma tutta la famiglia Romero è innamorata di Formentera. Si sono trovati benissimo e chiaramente può essere che vadano a ritornare. Allora, grazie, Grazie a molto voi, è gentile. stato un Adesso manderemo piacere. tutto quanto a Luca Romero, a papà, alla famiglia, nonni, zii, Esatto. parenti. Noi andiamo a mangiare un panino con l'hamburger pazzesco, Vincenzo, e lo dedichiamo a Luca Romero. E anche a Sam. Ah, esatto. Grazie Grazie. mille. Ciao.